Eccoci tornati live con un nuovo appuntamento del Fatto di Marcotti. Allora, naturalmente partiremo come sempre dagli scenari economici e politici e faremo un bilancio di questo 2022 sul fronte finanziario, politico, macroeconomico. Insomma, cercheremo di avere una visione completa di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere. Intanto saluto Giancarlo Marcotti, naturalmente, che è con me come sempre. Ciao Giancarlo, ben trovato. Ciao Manuela, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto per così lascio a te subito la parola per iniziare con gli scenari economici e politici. Potremmo partire dalla manovra. Cosa ne pensi? Insomma, come al solito c'è un po' una corsa contro il tempo, ma siamo arrivati all'ultimo miglio, per così dire, no? Deve essere approvata entro pochi giorni se si vuole evitare l'esercizio provvisorio, no? Anche quella è una scelta, te la butto proprio così. Partiamo da qui e poi naturalmente facciamo altri ragionamenti. No, effettivamente, come sempre, diciamo la verità, non è una grossa novità di arrivare un po' col fiato corto, però va bene, insomma, l'importante è arrivare. Quindi sarà blindata, logicamente, e sarà approvata probabilmente il 29, quindi tra un paio di giorni. Niente di straordinario, direi, anche se naturalmente c'erano attese proprio per questo nuovo governo di centrodestra, un governo di centrodestra non lo si vedeva da diversi anni, quindi c'erano un po' queste attese, vedere quali sarebbero state le differenze tra le ultime manovre e questa manovra. Qualche novità c'è, ma insomma sono passati anche gli anni, quindi qualche novità c'è, niente di eclatante, ecco, la metterei in questione. Quindi, dato che appunto iniziamo sempre giustamente parlando di scenari economici e politici, dal punto di vista politico c'è appunto questa manovra. Dal punto di vista economico, Sì. diciamo che stiamo per concludere un anno un po' particolare, cioè se noi dovessimo guardare esclusivamente il prodotto interno lordo dovremmo anche essere soddisfatti. E in effetti, insomma, non possiamo essere delusi da quest'anno qua. Poi abbiamo davanti uno scenario che insomma, non si apre con le migliori prospettive, però, insomma, magari. No, no, certo Giancarlo, ma questo è un tema però importante perché già negli scorsi anni, in particolar modo nell'anno scorso, abbiamo parlato spesso di questo scollamento tra l'economia reale e la finanza, i mercati finanziari, cioè si è verificato anche quest'anno per altre ragioni, no? Perché cosa abbiamo? Gli ingredienti fondamentali sono questi. La crisi economica ovviamente che è partita con già un'inflazione elevata all'inizio del 2022, ma che poi è aumentata a causa della guerra ovviamente. Cos'è successo? Ovviamente le banche centrali, altro ingrediente, politica aggressiva, i mercati hanno avuto paura, quindi i mercati a partire da Wall Street hanno comunque portato avanti un anno ribassista, peraltro su Wall Street si sta dicendo, insomma, chiuderà quest'anno probabilmente in modo negativo, come anno peggiore, cioè il 2022 sarà l'anno peggiore dal 2008, quindi non si vedeva una situazione così negativa dal 2008, ma ecco qui lo scollamento di cui parlavo poco fa, i dati macroeconomici, parliamo dell'America, ovviamente visto che stiamo parlando dei mercati finanziari americani, i dati macroeconomici reggono, cioè non sono così negativi rispetto a tutto quello che è successo e quindi le banche centrali che si sentono motivate nel proseguire queste politiche aggressive, la Fed in questo caso, ma insomma poi possiamo allargare il discorso. C'è ancora questo scollamento, quindi? Effettivamente sì, hai descritto bene la situazione e hai usato forse il termine corretto, questo scollamento. In effetti, insomma, abbiamo visto anche in altri anni una diversità enorme fra l'economia reale e la finanza. E continuiamo a vederlo anche quest'anno, anche se a parti invertite, a volte l'economia non andava bene e la finanza andava benissimo. Quest'anno è un po' il contrario, nel senso che la finanza, mettiamola appunto come borse, è andata male, direi, Vabbè, sì. l'hai detto anche tu, insomma, dal 2008 che non vedevamo una cosa del genere, ma contemporaneamente l'economia reale non è andata poi malissimo, cioè
Sì, abbiamo l'inflazione, però come hai detto, i dati macroeconomici continuano a non essere estremamente negativi. Quindi c'è questo scollamento in effetti. Per quanto riguarda l'Italia, devo dire che obiettivamente, insomma, dobbiamo riconoscere che quest'anno la nostra economia è andata un po' meglio rispetto alle previsioni, quindi insomma dovremmo anche essere abbastanza contenti. Poi purtroppo lo sappiamo che davanti abbiamo qualche cosa insomma che non riusciamo ancora a valutare appieno perché si parla sempre di questo caro energia, naturalmente ne parleremo anche noi perché logicamente è un tema importantissimo, ma non abbiamo ancora visto gli effetti e soprattutto non conosciamo ancora quali saranno gli effetti per il prossimo anno. Cioè, tutti parlano di questa appunto di questa recessione, però quanto sarà lunga, quanto sarà profonda La stessa BCE, per esempio, per l'Europa ha detto ci sarà la recessione, ma potrebbe essere, come dire, veloce. Poi vabbè, è molto relativo dire veloce. Cosa vuol dire? È quello che stai dicendo un po' tu, no, Giancarlo? Sì, qua bisogna vedere soprattutto come finisce questo trimestre. Io sono veramente molto curioso di vedere, perché il terzo trimestre comunque è andato bene. Certo, stiamo parlando dell'Italia, il terzo trimestre è sempre un trimestre buono per l'Italia perché è il trimestre delle vacanze, siamo comunque una nazione che ha un comparto turistico importante. E quindi il terzo trimestre diciamo è andato bene. Il quarto trimestre, questo qua che sta per concludersi, sono proprio curioso di vedere come è andato. Ma se non fosse andato male, allora potremmo anche forse risparmiarcela questa recessione, chi lo sa. Certo, no, 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 è vero, ma infatti, insomma, questa recessione che da un po', si chiama in causa, nel senso non che si vuole, ma che si ipotizza ancora, non è dato sapere se arriverà o meno, no? Come hai detto tu, bisognerà vedere come concluderemo questi giorni e come ripartiremo nel 2023. Ti chiedo questo e poi andiamo con, il prossimo tema un po' più specifico. L'ho chiesto anche ad altri miei ospiti, Giancarlo, il 2023 sarà l'anno che potrebbe preparare la ripartenza, non l'anno della ripartenza, perché sappiamo anche molto bene come poi la coda delle crisi sia spesso più lunga, no, della crisi stessa, perché bisogna far ripartire un sacco di cose, ma potrebbe essere l'anno che prepara, che potrebbe far intravedere, questa luce che da un po', insomma, cerchiamo tutti. Sì, anche se io sarei prudente, per un fatto, noi in questi ultimi anni, obiettivamente, non è una critica, però insomma, le banche centrali hanno aiutato molto, c'è poco da dire, e non potranno farlo all'infinito, non potranno soprattutto farlo in questo 2023. Quindi io vorrei capire questo tightening, come suol dirsi, cioè Sì. questa riduzione del bilancio delle banche centrali, quanto peserà sull'economia. Temo che abbia un suo peso, insomma. Prima emettavamo debito pubblico e non ci ponevamo alcun problema, sapevamo che la banca centrale avrebbe acquistato tutto. Oggi No, no, chiaro, ma infatti è poi questo ragionamento ci riporta al discorso che facevamo prima dello scollamento, perché il mercato finanziario ha paura, quindi gli investitori restano più cauti, perché appunto la macroeconomia, cioè i dati macroeconomici reggono, le banche centrali quindi possono allentare, insomma, gli acquisti, quindi comunque possono essere più aggressive, invece non lo potevano fare negli scorsi anni quando immettevano liquidità nel mercato e c'era il quantitative easing, non il quantitative tightening, che è appunto la cosa opposta, no? È questo, il mercato drogato, questa espressione l'abbiamo usata tante tante volte. Allora, Giancarlo, titolo: caro energia, bruciati 50 miliardi di risparmi.
Parliamo dell'onda lunga della crisi economica che si è generata dalla pandemia, che poi invece è diventata di altra natura, ovviamente, no? Che è quella di cui stiamo ragionando oggi, e soprattutto l'aumento delle bollette energetiche in seguito all'esplosione del conflitto, in Ucraina. Beh, scopriamo che per, la prima volta dopo quasi 3 anni di crescita costante, il salvadanaio degli italiani torna a svuotarsi, cioè praticamente, riusciamo a risparmiare meno, detto proprio terra terra. Questo è uno dei primi effetti, diciamo così. E però, Manuela, devi permettermi di essere un po' dissenziente. In questo senso, Certo. è vero che negli ultimi 3 mesi, naturalmente stiamo parlando del terzo trimestre, quindi insomma da luglio alla fine di settembre, inizio di ottobre, il portafoglio, come hai detto tu, degli italiani, in pratica i soldi che gli italiani hanno sul conto corrente, sono diminuiti di 50 miliardi. E chiaramente i media hanno attribuito questa riduzione al costo maggiore delle bollette. E perché non, insomma, mi sentirei di dissentire un po'. Perché attenzione, dall'inizio della pandemia, quindi dicembre praticamente 2019, Sì. I risparmi degli italiani erano aumentati di 250 miliardi, non di 50, di 250. Quindi noi oggi, dopo questa diminuzione di... Quindi scusami Giancarlo, perché questo in parte me lo sto segnando, cioè questo quando sono aumentati prima della pandemia, perdonami, mi sono persa, diciamo Dalla così. pandemia in poi, Ok. chiaramente si dà la questione del fatto che si siano ridotti i consumi, cioè gli italiani non potevano uscire, Certo. comunque più o meno prendevano lo stipendio, insomma, però non potevano uscire. Poi lo stesso lavoro da casa, diciamo, lo smart working aveva appunto fatto diminuire le spese, quindi in più la paura del futuro aveva ulteriormente così convinto gli italiani a risparmiare. Quindi adesso sto andando più o meno a memoria, ma doveva avere all'incirca 1.850 miliardi gli italiani sul conto corrente, sono arrivati ad averne 2.100, una cosa del genere. Quindi un aumento comunque di 250 miliardi da prima della pandemia fino al massimo che è luglio scorso. Luglio scorso si è toccato il massimo. Da luglio si sono persi 50 miliardi. Sì, A sono... fronte però di, tu dici, di un guadagno importante accumulato in questi ultimi 2 anni. negli anni precedenti, esatto. Ok. Quindi sì, può essere le bollette, può aver giocato naturalmente le bollette, anche se per me le bollette peseranno le prossime, non adesso, almeno anche così a livello personale. Io ho ricevuto la bolletta di ottobre e novembre, dato che abbiamo avuto anche un novembre particolarmente mite dal punto di vista meteorologico. Non abbiamo acceso il riscaldamento a novembre e quindi la bolletta di ottobre e novembre da parte del gas non è stata una cosa eccezionale, diciamo, è stata una cosa normale. Quindi per me la questione delle bollette peserà molto da ora in poi, diciamo, dal mese di dicembre in poi. Infatti, guarda, quello che stai dicendo tu lo ritrovo in questi numeri che, questi sono dati del centro studi di un'impresa che ha analizzato i dati della Banca d'Italia, giusto per ovviamente citare la fonte. Fino a luglio scorso, da oltre 2 anni, si era registrata una crescita costante dei risparmi degli italiani, complice anche il periodo della pandemia e del lockdown che ha portato a un drastico calo dei consumi. E quello che ha detto Giancarlo, vedete, senza farlo apposta, queste sono considerazioni appunto fatte da un'impresa con Banca d'Italia, però è quello che diceva Giancarlo, quindi l'accumulo, complice anche il fatto che potevamo spendere di meno, anche perché era tutto chiuso, adesso invece chiaramente, a parte la crescita delle bollette, però si è riaperto tutto, quindi diciamo che i risparmi sarebbero calati lo stesso, magari meno, se non ci fosse stato questo caro energia, ecco, mettiamola così.
Certo, poi giustamente trovandosi un po' più di soldi, quest'estate ne abbiamo anche spesi un po', ci siamo permessi qualche viaggio, qualche cosa che negli anni precedenti magari non facevamo, quindi non è neanche male, ecco, che si siano spesi un po' di soldi in consumi, insomma, No, non. no, beh, certo, assolutamente sì, anche se poi il nostro potere d'acquisto adesso è messo un po' a dura prova da tutto questo, insomma, però c'è almeno la voglia di ripartire c'è, ecco, almeno lo abbiamo visto anche forse durante queste feste, abbiamo visto che siamo tornati un po' alle abitudini pre-Covid con un po' più di portafoglio leggero, però insomma, però le nostre cosette le abbiamo fatte, dai, sempre magari con un po' di incertezza legata al futuro. Ecco, questo bisogna dirlo onestamente. Infatti è quello, sono più che altro le previsioni per il futuro che preoccupano. È Per certo. il momento non ci sono stati shock. Ecco, a proposito, ecco qua il titolo, mercati finanziari l'anno che verrà, che cosa ti aspetti? Appunto, l'abbiamo già un po' detto, negli scenari, però entrando un po' più nel merito, se c'è qualcosa che a tuo parere sta creando un po' più di subbuglio in questo momento, a livello previsionale. Certo, allora, certamente concludiamo male l'anno, ma non sui minimi, e questo insomma è l'aspetto positivo. Effettivamente alla fine di settembre, allora la situazione adesso la semplifico un po', però insomma male per tutti i primi 6 mesi, tentativo di rimbalzo fallito, ritorniamo sui minimi alla fine di settembre e poi invece da ottobre una bella risalita per 2 mesi, recuperiamo moltissimo tra ottobre e novembre. Dicembre forse appunto, visto che era andato così tanto bene ottobre, novembre, insomma c'è stata una frenata a dicembre, però una frenata che non ci riporta sui minimi di settembre, quindi insomma questo non è che ci fa dire che l'anno è andato bene, l'anno è andato male, il meno davanti alla performance delle borse praticamente di tutto il mondo è un meno pesante. Però non, ripeto, non chiudendo sui minimi c'è anche la speranza che l'anno prossimo invece non sia negativo come quest'anno. Parlo sempre dei mercati finanziari. Dei mercati azionari. Per quanto riguarda l'obbligazionario, anche qua è chiaro che se dovessero continuare ad aumentare questi tassi qua, il comparto obbligazionario continuerebbe a soffrire. Sappiamo che ovviamente più aumentano i tassi e più il valore delle obbligazioni scende. Quindi dobbiamo vedere fin quando le borse, scusate, le banche centrali Certo. saranno così aggressive. Se dovessero, insomma, allentare un po' la presa, anche il mercato obbligazionario potrebbe non essere un mercato negativo per quest'anno. Ok, beh, il driver principale comunque resterà sempre legato, cioè quello delle banche centrali, immagino, no? Tu sia d'accordo? Eh sì, la banca centrali e soprattutto quanto saranno aggressive con l'aumento dei tassi per quanto riguarda ovviamente l'inflazione, che ci auguriamo tutti possa diminuire nei prossimi mesi, Eh insomma. certo, assolutamente sì. Beh, anche perché comunque, insomma, a livello proprio anche di economia reale, abbiamo per esempio dato la notizia oggi che nel periodo natalizio molti hanno chiesto prestiti per viaggi e regali, però insomma il prestito si paga e se da un lato il fatto che vengano richiesti comunque fa ben sperare perché si può spendere lo stesso, però insomma ricordiamoci che più le banche centrali proseguiranno nel rialzo dei tassi, quindi con le politiche aggressive, più tutto costerà di più, mutui, prestiti, insomma questo. È chiaro, senti Giancarlo, prima di salutarti, ti chiedo come sempre un po' a cosa ti stai dedicando in questa fase finale dell'anno con i tuoi video. E so che tu ti stai concentrando molto su qualcosa che ha creato un po' di bagarre, diciamo così, all'interno del governo. Io te ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, nel fatto di Marcotti, nella sessione di bilancio c'è stata questa bagarre sulla ratifica o meno del MES. Allora, è vero, tu ti stai concentrando anche su questo. Perché è così importante parlare?
Ma allora, tanto sarebbe importante, appunto, spendo un minuto, ma necessario, di chiarire qual è la situazione, perché purtroppo anche giornalisticamente, usando così dei titoli e quindi abbreviando la cosa, magari si crea confusione. Allora, quello che viene richiesto all'Italia, che non ha ancora ratificato, non tanto, non è ovviamente la richiesta del MES, ma diciamo, che viene ratificato un'implementazione, diciamo, dello strumento. Cioè, il MES aveva certe regole, è stata fatta una riforma, è stata accettata da tutti gli stati, non ancora dall'Italia. Dall'Italia. Quello che viene richiesto è la ratifica di questa riforma. Non è in gioco il fatto di richiedere l'intervento del MES. Questo va chiarito per evitare confusioni, no? Quindi uno può dire, vabbè, noi possiamo anche accettare la ratifica, tanto che problema c'è, basta non chiederlo il MES. Ecco, tu hai detto una cosa importante, l'Italia non ha ancora deciso se ratificare o meno il MES, mentre gli altri stati, ovviamente parliamo dell'Europa, l'hanno già deciso. Questo, secondo qualcuno, potrebbe causare dei deficit per l'Italia, cioè rischia di restare indietro. Ti aggiungo questo elemento, ma probabilmente ci saresti arrivato anche tu. Sì, ma allora è chiaro che essendo l'unica l'Italia a non averlo ancora ratificato, fa un po' specie perché insomma non, di solito non è l'Italia, diciamo, così la meno europeista, anzi spesso è tra i paesi più europeisti. Però, io dico questo, attenzione, dato che io sono contrario al MES. Anche la semplice ratifica comunque è un segnale, cioè capisco che non è la stessa cosa, anzi sono due cose molto differenti, ratificare il MES e chiedere l'intervento del MES. Però attenzione, io ho fatto un po' questa similitudine. Io posso dire, posso come governo fare una legge, uso la cosa più eclatante, faccio. Introduco la pena di morte, ok? Ok, sì, proprio estremizzando, sì. Certo, però dico, guardate che mai e poi mai per qualsiasi delitto al mondo io condannerò qualcuno alla pena di morte. Benissimo, questa precisazione mi fa piacere, però allora perché comunque inserisci questa? Ma perché ce l'hanno anche tutti gli altri? Vabbè, ce l'hanno anche tutti gli altri, se tu la ritieni una cosa sbagliata. Devi essere contrario. Quindi questa è la cosa che sottolineo. Cioè, secondo me il nostro governo dovrebbe chiaramente dire all'Europa che il MES, oramai l'abbiamo visto, quando è stato applicato ha creato danni e se non viene richiesto vuol dire che nessuno lo vuole, voglio dire. Quindi perché insistere con questo strumento? Giorgia Meloni, la premier, è stata molto, molto netta. Ha detto addirittura che l'Italia non acceda al MES, lo posso firmare con il sangue. Poi ha detto che non lo ritiene utile, insomma. Però lei è stata proprio, come dire, Certo. perentoria su questo, no? Ma certo, non lo richiederà mai, cioè lei nella mia similitudine ci sta dicendo io mai e poi mai condannerò qualcuno a morte, nel senso anche se la legge me lo permette, io mai e poi mai, quindi lei dice giustamente mai e poi mai richiederò l'intervento del MES per l'Italia, benissimo. Però ratificando lei dà la possibilità ad un futuro governo, anche se lei dice io non lo ratificherò, io scusate, non, lei lo ratificherà Sì, no, perché però non ricorrerà mai, diciamo così, al non MES. ricorrerà mai al MES, però domani cade il governo Meloni e c'è un altro governo, questo avendo ratificato il MES non può fare altro, cioè se vuole lo richiede, quindi cioè è un. Non mi sembra che sia solo qualche cosa di lana caprina, ma anche sostanziale, cioè per quale motivo dobbiamo ratificare una cosa che siamo noi stessi a dire che non funziona,
che non è, diciamo che sarebbe meglio evitare e così via. Non ratifichiamola, andiamo in Europa, facciamo una battaglia e convinciamo gli altri europei a istituire un altro strumento che non sia il MES e che abbia altre caratteristiche. Ok, chiarissimo. Allora Giancarlo, ci torneremo poi. So che tu stai preparando un video proprio sul MES, giusto? Quindi invito i nostri amici a seguirti su Finanza in Chiaro. Ti chiedo solo con un flash, un commento flash, appunto un parere su quello che sto leggendo. Notizia uscita poco fa. Il titolo è questo, poi leggo due o tre righe perché i titoli sono sempre un po' fuorvianti. Ucraina, Kiev fissa orizzonte di pace a febbraio 2023. Già di per sé è un po' fuorviante perché come si fa a stabilire qual è la fine della guerra, no? Che magari fosse così, se si potesse dire la guerra finirà in quel giorno. Ecco, allora, il primo anniversario della guerra, appunto a febbraio 2023, è la data indicata da Kiev per il summit di pace alle Nazioni Unite con il segretario Guterres, auspicabilmente a fare da mediatore. Quindi diciamo si stanno già ponendo le basi per un'eventuale mediazione per andare verso la fine della guerra. È quanto annunciato il ministro degli esteri Kuleba in un'intervista che ha rilasciato dopo che il summit era già stato evocato nel faccia a faccia tra Zelensky e Biden a Washington. Ogni guerra finisce con la diplomazia, questo è chiaro, però insomma poi nel frattempo però la guerra continua. Ora, ripeto, è impossibile stabilire una data di fine, ma insomma speriamo che la diplomazia porti a qualcosa. Un commento insomma su questo, visto che se dovesse finire la guerra, probabilmente molti problemi potremmo cominciare a lasciarli alle spalle. Sì, guarda, naturalmente è una notizia bellissima, io non la conoscevo, forse mi stavo preparando per la trasmissione, non ho seguito No, ma è le... uscita proprio poco fa, sai, quindi non potevi leggerla, stavi parlando con noi. Sì, e comunque ecco, è una notizia magnifica, bellissima, insomma, naturalmente quando si parla di pace è una cosa... Non voglio, ecco... rovinare tutta questa roba dicendo che invece io avevo letto che una notizia di tenore esattamente opposto per quanto riguarda Serbia e Kosovo, quindi che saranno ancora più vicini ai nostri confini. No, speriamo che non si vada a chiudere la guerra in Ucraina per aprire un altro fronte. No, speriamo di no, cioè, insomma, quello no. Non voglio essere, No, non volevo no, no, no. essere, però adesso... Diciamo, guarda, per mostrare che non è una considerazione catastrofica, diciamo che purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina non è l'unica guerra che interessa al mondo e insomma, e chiaramente. Quindi l'auspicio dovrebbe essere più ampio, però insomma poi noi ragioniamo su questa perché è vicina a noi, eccetera, 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 no, Giancarlo? Certo. Comunque, splendida notizia, come sempre, naturalmente le guerre finiscono con un accordo, spero che venga raggiunto l'accordo il prima possibile e che si metta fine appunto a questo conflitto che obiettivamente ha creato lutti in abbondanza. Ma ha creato anche proprio dei gravi problemi di carattere economico No, a no. tutto il mondo praticamente, non solo Certo, alle... peraltro per ricordare, perché poi noi parliamo di risvolti economici, ma per ricordare le persone che ogni giorno perdono la vita in questo conflitto, perché poi si rischia di non parlare della parte più umana, anche se insomma sapete che non lo facciamo perché ragioniamo su altro, ma insomma quello resta sempre il fattore più importante. Neanche il Natale ha regalato una tregua a alla guerra, anche se proprio il 25 dicembre Putin, lo stesso Putin, si era detto pronto a negoziare con tutte le parti coinvolte nel conflitto. In realtà non è andata così, è stata una vigilia di strage a Kherson, le bombe russe, leggo giusto perché bisogna, ripeto, ricordare quello che sta accadendo. Sganciate per vedetta sulla città hanno ucciso 16 persone e ne hanno ferite altre 64 il 24 dicembre, ci sono stati almeno 40 attacchi russi domenica. E poi in Russia anche militari sono morti per l'attacco di un drone ucraino sull'aeroporto militare di Engels, nella regione di Saratov, quindi insomma le persone continuano a perdere la vita e quindi ricordiamo questo, auspicando invece un intervento diplomatico al più presto. Giancarlo, credo che con questo abbiamo detto tutto, no?
Va bene. d'accordo, certo. Va bene, sì, poi ci sono tante altre cose che si potrebbero dire. Ovviamente ho letto le principali che hanno interessato proprio le ore prima del giorno di Natale. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro l'abbiamo già ricordato, lo ricordo ancora. Noi ci vediamo il 9 con una nuova puntata del Fatto di Marcotti, così cominciamo a anticipare che la settimana prossima ci saranno dei cambiamenti sulla diretta, ma insomma, grazie per la collaborazione e buon anno a questo punto. Appunto, devi permettermi ovviamente di Certo. fare gli auguri, visto che la prossima volta che ci vedremo saremo nell'anno nuovo, di fare gli auguri di un buon fine d'anno e di uno splendido 2023. Ecco, quindi preparati già perché l'anno nuovo sarà iniziato da qualche giorno e cominceremo un po' a essere un po' più certi magari di quello che potrebbe succedere, tra virgolette, però cominceremo a fare un bilancio dell'inizio del 2023, ma non anticipiamo troppo i tempi. Grazie Giancarlo. Grazie, un saluto a tutti. Grazie.